Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente si sta avvicinando il periodo di Natale, uno dei periodi secondo me più belli dell'anno. So che a molti questa festività non piace, però secondo me è una festività bellissima. Più che altro a me piace tantissimo per i ricordi che ho legati al Natale, i miei ricordi di infanzia. Infatti qualche settimana fa su Instagram vi ho chiesto di raccontarmi qualche vostro ricordo di infanzia legato al Natale. Le risposte sono state tantissime, infatti ho dovuto selezionare alcune risposte che oggi vi leggerò. Quindi iniziamo subito. Chiara Allen ci dice: spero di aver letto il nome nel modo corretto. Io, piccolina in Calabria che distribuisco i regali a tutti, nonni, zii, eccetera. Quanto mi manca. Immagino che ti possa mancare, anche a me manca molto quello spirito natalizio di quando si è piccoli. Quando si è più piccoli tutto è molto ma molto più bello. Stella Maramò ha scritto: ricordo quando veniva a casa mia un Babbo Natale in carne ed ossa a portarmi i regali. Anche io ricordo una cosa del genere, non mi ricordo se fosse mio padre o mio cugino più grande, si vestivano da Babbo Natale per portarci i regali e farci vivere appunto una serata più divertente, più bella. Noi aspettavamo questo momento davvero per tutta la serata, impazienti, e non ci rendevamo praticamente mai conto che mancava qualcuno di noi, che era poi la persona che si vestiva da Babbo Natale. Però era bellissimo, veramente. È stata, secondo me, è una delle idee più belle a Natale: qualcuno che si travesta appunto da Babbo Natale e faccia divertire i bambini. Trattino basso ehi, trattino basso tu, trattino, dice solo Winnie the Pooh. E capisco bene perché è una persona che conosco e quando era piccola gli regalai un peluche di Winnie the Pooh che ha tuttora, quindi capisco benissimo quel Natale, lo ricordo anch'io. Ruberry dice: i pranzi con i parenti, mamma mia, e che pranzi, cioè mi devo ricordare veramente delle abbuffate assurde e poi, cioè, dei digestivi assurdi perché poi stavi malissimo per giorni, cioè il pranzo di Natale ti durava per un sacco di tempo. Aria Found, spero sempre di aver letto bene il nome, ci racconta di un Natale di quando aveva 7 anni in Svizzera dove suo zio era vestito da Babbo Natale. E deve essere magico passare un Natale in Svizzera. Io ci sono stata una volta, che io ricordi, ed era bellissimo, però era estate, quindi non era proprio questo gran clima natalizio, però penso che in questi paesi qua, nel periodo di Natale, ci sia proprio un'aria completamente diversa rispetto a quella che c'è, per esempio, nelle città. Walter, trattino basso racca, ci racconta che faceva la torta della casa di Hansel e Gretel con sua nonna. Io non ho mai fatto una cosa del genere, però mi è sempre piaciuto e ho sempre voluto mangiarla, quella casetta lì. Kevin Calzetta ha scritto: tutta la famiglia, le luci colorate e il calore delle persone, un bel Natale, insomma. Questi sono i momenti migliori da ricordare con la famiglia, i Natali passati insieme. Magari molte famiglie si ritrovano solo in queste occasioni qua, tipo appunto il Natale, molti parenti, cugini non si vedono praticamente mai. Quindi spesso il Natale serve, o comunque festività del genere, servono per far ritrovare varie persone, parenti o amici che si vedono poco e con cui uno ci tiene a passare una festività del genere. Mari del Vecchio ha scritto: ovviamente i film Mamma ho perso l'aereo. Effettivamente non c'è Natale se non c'è Mamma ho perso l'aereo in televisione. Penso di averlo visto miliardi di volte, però forse sarebbe strano se andassero in TV questo film, ormai è diventata una tradizione. Larry Chin si ricorda i biscotti e il latte lasciati vicino l'albero per Babbo Natale. Questa è una cosa che io sinceramente non ho mai fatto, anche perché io non aprivo i regali il giorno dopo, io li aprivo a mezzanotte. Quindi non avevo la sorpresa di svegliarmi e trovare effettivamente i regali sotto l'albero, perché aspettavo semplicemente Babbo Natale che venisse a portarli a me, volevo vederlo io. Trattino basso, Federica Pagliaroli, trattino basso, ricorda tutta la famiglia a casa sua.
Anche questo è bellissimo. Noi mi ricordo che ci siamo sempre ritrovati a casa di mia nonna, non ricordo un Natale diverso. Appunto, diciamo che il menù era sempre il solito, cioè per quasi 21 anni ho sempre mangiato le solite cose a Natale, però era sempre bello ritrovarsi allo stesso modo tutti gli anni. Non so. Diana-Pisu ricorda la preparazione dei biscotti per Babbo Natale. Il nostro caro Federico, che se non lo seguite vi invito a seguirlo, vi lascio il link del suo profilo qua sotto in descrizione, e si ricorda il Natale in cui gli hanno regalato Woody e Buzz Lightyear, due giocattoli che ha ancora se non ricordo male, quindi quello deve essere stato tipo il Natale più bello della sua vita, perché gli sono stati regalati due giocattoli che amava e ama tuttora. Frank Venia-Artist ricorda un evento molto bello, ovvero quando ha visto le impronte di Babbo Natale lasciate sulla farina, non so se intenda la neve o effettivamente la farina, ed era molto felice di averle viste. Sarei stata felicissima anch'io, sarebbe stato troppo bello da bambini, poi ci si emoziona per veramente un sacco di cose, anche le più semplici, e sicuramente sarà stata un'esperienza bellissima. Gabriele.giacomarra ci ha mandato tantissimi messaggi perché il suo racconto è un po' lungo. Ovvero, si ricorda che un Natale desiderava tantissimo il bimbi giocattolo proprio per fare, insomma, da mangiare ai bambini. I suoi genitori non glielo comprarono e la mattina di Santo Stefano gli dissero di aprire la porta perché era arrivato Babbo Natale, che gli portò appunto il bimbi, ed era felicissimo e dice anche che ha pianto di gioia. Adesso vi spiego il perché di questa illustrazione qua, che è legata a un mio ricordo di infanzia. Praticamente quando ero piccola facevo una gara con mio cugino Alfredo a chi aveva il regalo più grande. E mi ricordo che un anno a lui arrivò un regalo veramente enorme e io che lo guardo stupita per il regalo che ha ricevuto. E niente, quindi ho voluto dedicare questa illustrazione al ricordo di mio cugino e questo suo regalo gigante, ecco. E niente, siamo arrivati anche questa volta alla fine di questo video. Io spero che vi possa essere piaciuto, che vi sia piaciuta l'illustrazione e che vi abbia intrattenuto. Noi qui su YouTube ci rivediamo tra 2 settimane. Potete seguirmi sui miei profili Instagram, dove pubblicherò quasi tutti i giorni qualcosa legato al Natale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, buone feste!